d'arte del mondo. Un'autentica mina vagante per la loro reputazione. Nell'arco di una trentina d'anni ha venduto un migliaio di disegni, attribuiti dall'esame accurato dei mercanti d'arte ai nomi celebri di Mantegna, Bruegel, Piranesi e così via. Si chiama Eric Eborn, è inglese, ha circa 60 anni e vive da molto tempo a Roma. L'angelo lo ha scovato nella sua tana. Ho fatto i disegni, le maniere di tanti artisti grandi e meno grandi, perché ho fatto anche quelli meno importanti, ma il più importante forse è Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Mantegna, Piranesi, Stefano Della Bella, tanti. E poi sono quelli più italiani. Io sono un italianizzato nell'arte, sono un inglese, sono una persona inglese, ma come artista sono italiano. Le mie opere sono nei musei più prestigiosi del mondo. Cioè, ce l'ho le cose nel Museo Britannico, nella Galleria Nazionale di Canada, Galleria Nazionale di Danimarca, ma tantissimi musei, è quello che non, dove non c'è un Eborn, è già un miracolo, perché ho lavorato per 30 anni a fare queste cose e sono entrato nei musei. Non mi sento un falsario, non mi sento un criminale, sono un artista che fa i lavori nello stile, nelle maniere degli altri artisti del passato. E in questo senso io sento come un musicista, diciamo un Pavarotti che canta, no? Lui canta la musica degli altri, non canta la sua musica. E lui è bravissimo come interpretatore, perché non posso interpretare anch'io? Idee che io ho fermato, ho messo la firma in questi quadri, non è vero. Le firme non l'ho messo, sono gli esperti che hanno detto questo è di Rembrandt, questo è di Michelangelo, questo è di quello, di Piranesi. Io non ho detto niente, ho fatto soltanto a far vedere a loro che cosa è questo. Poi non critico mai l'opinione di un esperto. Se un esperto dice questo è di Rembrandt, io non dico non lo è. Per trovare la carta antica, che è una cosa essenziale se fa un disegno antico, perché anche gli esperti non sono così stupidi di accettare un disegno antico sulla carta moderna, allora è necessario comprare libri antichi. Qui c'è un libro noiosissimo, dal passato, tutto in latino, che nessuno legge più. La prima pagina è senza o scrittura o disegno, no? È libro. Qui c'è la data e poi all'altra parte del libro c'è un'altra carta. E su questa carta qua io posso fare qualsiasi maestro del Settecento, posso fare Tiepolo, posso fare Piranesi, posso fare tantissimo, o francese, non importa, perché la carta girava in quei tempi. Ho comprato tanti anni fa a Londra
una metà di questo quadro, non dico quale metà, che è veramente dal Cinquecento, è veramente dallo studio o la bottega di Jacopo Bassano. E, studiando nei libri ho trovato che più o meno che questa è l'arca, questa è Noè, gli animali che entrano, e ho visto un pezzo di drappaggio, poi ho completato e così. E 2 anni fa ho completato questo quadro, lasciando sempre la linea che divide e poi facendo, non so, cose come la testa di questo cavallo, o questo qua, o questo là, cioè è di fare imbacciare, mi sembra, che imbacciano, che fanno insieme queste cose. Se voi volete...